oltre all'attività di, diciamo così, consigliori dell'italiano in informatico, tu ti sei dedicato anche, forse soprattutto, alle questioni di sicurezza dell'informatica. Hai scritto anche dei libri, molto divulgativi, tra cui uno è quello che hai adesso tra le mani, è Mondadori. Tu hai pubblicato tutti i libri con Mondadori. Sì. Quanti sono quelli che hai già pubblicato? Sono credo quattro. Ne pubblico uno all'anno Uno all'anno. E c'è qualcuno di cui sei particolarmente fiero di aver pubblicato? Guarda, li adoro tutti nel senso che sono, ognuno è legato ad una fase di vita. Comunque questi testi non sono il classico testo di informatica. Un testo di informatica fino a qualche anno fa era un testo di tipo impersonale che ti diceva, ok, cioè ti dava delle nozioni teoriche oppure ti enunciava una serie di casi, in molti casi realizzabili, quindi ti diceva il problema può essere questo, può essere questo, può essere questo, può adottare questo, questo e questo. Questi testi invece hanno una struttura che è un misto tra struttura narrativa e contenuto, per cui all'interno del libro, ad esempio Hacker contro Hacker, che è questo, si segue un filone, viene individuato un personaggio e si cerca comunque di utilizzare questa storia, questo pretesto per portare il lettore a imparare delle nozioni in termini di protezione oppure in termini di attacco. Ovviamente parliamo di situazioni che possono essere replicate da un utente con conoscenze di informatica anche limitate. Questo vorrei precisarlo, perché ci sono su internet alcune persone che non riescono in molti casi ad individuare qual è il mio target di riferimento, per cui vi sono sia dei follower, sia dei fan, d'altra parte anche Certo. degli haters che diciamo criticano quello che faccio. Il mio obiettivo è quello di cercare di far prendere consapevolezza all'utente con conoscenze medie o medio-basse sull'informatica che alcune circostanze sono fattibili e il modo con cui è possibile proteggersi. Se io spiego ad un utente all'interno di uno dei miei libri come spiare un cellulare, in molti casi lo faccio fornendo delle istruzioni tali che sono facilmente scovabili da chiunque in maniera tale che non possono essere effettivamente utilizzate per compiere un danno, ma lo sottolineo per far capire che questo è possibile, che quindi debba Certo, essere adottata una per creare la soluzione. consapevolezza. Esatto, due casi ad esempio ho sottolineato come all'interno di questo libro e anche di un altro super hacker, entrambi pubblicati con Mondadori, come ad esempio fosse possibile trasformare un cellulare in una spia ambientale, quindi in qualsiasi momento far avviare di nascosto, senza alcun messaggio sul cellulare, la videocamera, il microfono e trasmettere delle immagini o trasmettere le comunicazioni che avvenivano nella stanza. Questa cosa è stata particolarmente defetta, esattamente come praticamente effetto fino a qualche anno fa sviluppava una chiavetta USB che era sufficiente inserire all'interno di un computer per rubare tutte le password del computer in un tempo inferiore ai 30 secondi. L'obiettivo non era quello di combinare dei danni, Certo. l'obiettivo era quello di far capire che queste soluzioni si possono verificarsi anche nella realtà e che quindi anche quando vado a consigliare, come un altro libro, sicurezza informatica, ok, installato un antivirus che per molti casi può sembrare un consiglio banale, in realtà può essere strumento di protezione per quelle persone che non lo ritenevano così critico, ma che quando si rendono conto che con una chiavetta USB di fatto neutralizzabile con un banalissimo antivirus, se è possibile rubare la maggior parte delle password del computer, allora un campanello di allarme scatta. Certo, infatti. Ma tu ti consideri di più un divulgatore, diciamo così, pop oppure un esperto per, ad esempio, la sicurezza aziendale? Io sono più un appassionato, nel senso che la mia esigenza, perché mi sono avvicinato alla sicurezza informatica, è banalmente per proteggere il mio primissimo sito. E
il mio primissimo sito era un sito sviluppato con un linguaggio di programmazione che oggi non si usa più, ASP, presentava un database, quindi oggi è praticamente una normalità avere un sito internet che abbia una parte di contenuti salvata su un database, quindi su un supporto che contenga i dati, i contenuti, dall'altro lato un sistema, un applicativo che recuperi questi dati. All'epoca era qualcosa, diciamo, di molto innovativo, quindi sviluppare questo sistema, appunto un CMS di fatto, un sistema per la pubblicazione dei contenuti che mi semplificava l'attività editoriale. Iniziavo a frequentare alcune chat sulla sicurezza informatica e mi ricordo che una notte uno dei miei conoscenti riuscì ad entrare all'interno del pannello di amministrazione del sito e pubblicare un nuovo contenuto. Potenzialmente avrebbe potuto cancellare tutto e io mi sei trovato senza il sito che avevo sviluppato. Da qui il mio dubbio, la mia necessità di capire come aveva fatto, e mi resi conto a distanza di qualche mese che il sito presentava moltissime falle di sicurezza. Esistevano diverse modalità con cui poteva essere attaccato, con cui si poteva accedere ai dati, modificarli o cancellarli. Da cui l'idea di concentrarmi su, appunto per passione, su questa tematica per sistemare appunto gli errori del mio sito. Al tempo stesso mi resi conto come anche dei siti molto importanti come Google, come Microsoft, come Poste Italiane avevano comunque degli errori, avevano delle, potevano presentare delle falle di sicurezza. Oggi è abbastanza improbabile, il livello di sicurezza da parte di queste aziende è a livelli elevatissimi, però in quella fase ancora più primordiale, parliamo di 10-12 anni fa, comunque cominciava a essere sentito, ma non era proprio comunque l'esigenza primaria. E quindi c'è in sé ad applicare le stesse logiche che applicavano il sito internet a questi siti grossi, trovando degli errori di sicurezza, quali errori venivano segnalati ai vari Google, Microsoft, che prontamente li correggevano. Quindi era una finalità più che altro di divertimento mio personale. Certo. Sì. In effetti quelli erano i tempi in cui l'hacking era, anche se qualcuno lo dipingeva come la madre di tutte le truffe informatiche, al contrario era un modo anche molto ludico di interagire con internet. Il problema è che poi si è evoluto in altre forme, cioè le truffe online, il cracking, le modalità per impossessarsi di server piuttosto che di client, piuttosto che di piattaforme, è diventato invece un grosso problema. Sì, sicuramente quella fase lì è stata anche molto utile per lo sviluppo del web, per segnalare dei campanelli di allarme e dire ok, c'è questo problema, incominciamolo a sistemare, sistemiamolo. Considera che io non ho una formazione tecnica da informatico, quelle prove lì erano in molti casi prove fatte sulla base di prove empiriche, quindi provavo se riuscivo a mettere in crisi il sistema, quindi parliamo di errori grossolani, io non ho una conoscenza tecnica da ingegnere informatico. Come dicevo prima, mi sto per laureare in economia, faccio oggi l'imprenditore in ambito editoriale su informatica, quindi come dicevo prima il target è di fascia, diciamo, che ha conoscenze medio basse sull'informatica. Non produco contenuti per chi è esperto di informatica, non produco contenuti per chi ha delle conoscenze di livello alto, non avrei, diciamo, le competenze. In quell'epoca lì l'hacking era in molti casi alla portata anche di chi era un minimo sveglio, quindi riusciva a rendersi conto come funzionava un sistema, quindi pur non avendo la completezza del quadro tecnico riusciva a rendersi conto di come
mettere in crisi un sistema. Oggi invece le finalità sono in molti casi un po' diverse, perché internet ha comunque preso ha un ruolo molto importante in Italia, comunque in tutto il mondo, esatto. Quindi molte attività vengono oggi svolte su internet, o comunque sia direttamente ma anche indirettamente, per cui la finalità in molti casi non è più quella di divertimento, più quella di aiutare chi sta dall'altra parte a correggere la falla, ma piuttosto è diventata proprio di violare i sistemi per accedere ai dati, quindi utilizzare i dati per fini che possono essere diversi. Un concorrente potrebbe decidere di accedere ai dati di vendita di un altro concorrente, scaricare la lista dei clienti e comunque dare un primo dato di mercato, oppure rubare informazioni sensibili, quali nome utenti, password, numero di carte di credito, e quindi diciamo una finalità un po' diversa, da una finalità più buona, più ludica, da una finalità in cui viene anche un rapporto che poteva essere più stretto con chi creava il sito internet. Oggi è impensabile per me riuscire a leggere le comunicazioni che ricevo. Io ricevo qualcosa come 1000 mail al giorno, 800 messaggi su Facebook, più i commenti, pur volendo, cioè, dedicare del tempo non riuscirei all'epoca, sia per me ma anche per anche in realtà che oggi sono enormi, era possibile in qualche modo un rapporto più stretto, più di fiducia, per cui ok, trovo questa qua di sicurezza, te la segnalo, addirittura dall'altra parte mi colloco che Google mi regala in maniera simbolica una maglietta con Google, una figata. Però adesso credo che sia davvero difficile andare a pensare a un livello di interazione così tale, un gesto così banale, che ti regala una maglietta, è difficilmente scalabile con i numeri, con le potenziali segnalazioni, ma comunque considerato che oggi abbiamo sistemi di protezione molto molto elevati, Google è avanzatissimo. Ad esempio sulla casella di posta elettronica Gmail è possibile impostare un controllo di accesso fondato su due check: il primo è la password, si inserisce la password; il secondo, se Google non riconosce il computer, quindi non riconosce il browser, non riconosce la connessione, può decidere di bloccarti l'accesso, ti manda un SMS e ti dice ok, hai ricevuto un SMS, digita il numero e fai accedi. In questo modo è davvero improbabile, davvero difficile andare a violare una casella di mail, perché anche se qualcuno riuscisse a recuperare la mia password, in ogni caso Google impedirebbe all'altra parte l'accesso alla mia casella di mail, perché gli verrebbe chiesto un codice recapitato su un cellulare su cui ho accesso solamente io. Quindi adesso la percezione della sicurezza proprio di difesa dei dati è ovviamente una questione molto, diciamo, seria, ed è il motivo per cui ho più abbandonato, diciamo, l'aspetto appunto di ricerca, di fare sicurezza. Non avrei più le competenze per farlo, i sistemi sono talmente sofisticati che è necessario, per trovare delle falle di sicurezza, avere delle conoscenze altamente tecniche. Ho deciso di focalizzarmi su questa attività, quella sulla produzione di libri, in cui, cioè, mi rivolgo a spiegare, a portare al grande pubblico delle situazioni che sono comunque delle banalità per l'esperto, ma che per l'utente comune che utilizza un proprio computer invece possono aprire gli occhi e possono rendere più difficile a chi ha intenzioni cattive di attuarle. Quindi se una persona banalmente installa un antivirus, configura bene un firewall, quindi sta attenta ad alcuni aspetti, è una persona più sveglia, questo che punto a realizzare nei miei libri, in qualche modo evita di cascare in situazioni palesi di truffa o comunque di truffe che possono realizzarsi in rete.